Una volta preparati per il servizio, iniziamo la fase di apertura. La fase di apertura avviene portando le due braccia in contemporanea, il braccio che impugnerà la palla dritto davanti al corpo, il braccio invece che impugna la racchetta passerà bassa, bene dietro al corpo, e a questo punto il gomito si piegherà a circa 90 gradi portando la racchetta dietro la testa. Mentre eseguo questo movimento, alla fine del movimento le gambe cominciano a piegarsi. Vediamolo in posizione laterale, sono nella fase di partenza, le due braccia si staccano, il braccio che lancia la palla va dritto davanti al corpo, viene davanti a noi a eseguire il lancio, il braccio racchetta scende, si distende all'indietro e poi il gomito si piega a circa 90 gradi portando la racchetta bene dietro la testa. Da notare in queste fasi che la spalla del braccio racchetta va bene dietro al corpo, andrà sempre bene dietro al corpo e non rimarrà di fianco, perché questo compromette poi le spinte che saranno necessarie per ottenere un servizio efficace. Alla fine di questo movimento ci troviamo in una posizione che viene chiamata a trofeo, dove si potrà bene vedere il braccio racchetta, che è il braccio che esegue il lancio di palla, che sarà ben alto, quindi la spalla anteriore sarà ben alta, mentre la spalla posteriore sarà più bassa della spalla anteriore. Questo perché è molto importante durante questa fase arrivare nella posizione a trofeo con le spalle, il piano delle spalle un po' inclinato, perché questo permetterà di creare una leva che ti farà servire in maniera molto più efficace e più potente. Rivediamo il movimento. Tu ogni volta dovrai arrivare alla fine del movimento di lancio, quindi alla fine del movimento di apertura del colpo, in questa posizione. Un consiglio per avere maggior sincronia tra le due braccia, soprattutto all'inizio della fase di apertura, è quella di scendere con entrambe fino alla linea mediana del corpo e a questo punto staccare le due braccia. Scendo, stacco e poi eseguo i due movimenti distinti delle due braccia. Questo ti può aiutare ad avere il giusto sincronismo con le due braccia nel movimento di preparazione o di apertura del colpo.